Comunque, vediamo di quello qua. Che volevo farti vedere è che mi è saltato all'occhio prima questo foglio. Cos'è? No? C'è scritto Istituto di Radiologia Medica e Terapia Fisica. Porca miseria, di che anno, scusa? Di Milano. Del 58? No, è solo un codice. No, un codice. Il numero di telefono. Ah, ok. Comunque. E i dottori erano questi due, quindi, dottori Giuseppe Donizelli. Sono loro, probabilmente. Esatto, e Mario Tirinnanzi. E ci sono dentro. No, vabbè. Le lastre. Vabbè. Si riesce a vedere? Si vede pochissimo, ma perché penso siano ormai troppo invecchiate. Sì. Cos'è? Tipo una gabbia toracica, esatto. E questa qua era la busta dentro cui sono arrivate, madonna. Ma possono davvero diventare così le lastre? Non l'avevo mai visto. Incredibile. Ma adesso mi viene da collegare una roba. Questa può essere una lastra ai polmoni. Sì. Lui è morto per un problema ai polmoni. Ma mi sembrano tanto vecchie. Cioè, consegnate dentro una roba del genere nel 2020? Non c'è una data, però in effetti hai ragione, anche questo è vero. Magari aveva già problemi. Sì, può essere, perché quella sì. è una lastra... La gabbia toracica. Sì. Vabbè, ma Beppe, ma questo quanto è bello! Sì. Cioè, questo è un enorme giradischi portatile, perché come potete vedere qui c'è la chiusura, ormai non c'è più, diciamo, la copertura. Però c'è ancora la maniglia dentro. Però c'è ancora la maniglia e guardate quanto è bello dentro. Non ho capito se questo qua sopra è un disco a tutti gli effetti, penso proprio di sì. Adagio della suonata. Suonata. Non conosco. Non voglio pulirlo perché poi rimane la ditata. Esatto. Comunque è veramente meraviglioso. Potrebbe essere pure Petrarca questo. Comunque. Sono andata a Petrarca. Sì, è vero, sembra Petrarca. E qua, amici, guardate, a terra ci sono ancora tutta una marea di libri, una marea di manifesti, di poster, di cose. Lì abbiamo addirittura qualcosa che ricorda l'impero asburgico, il re. Guarda questa spada. Questa è bellissima. È tipo per i bambini. Dici, perché è più corta? Sì, ha senso. Ha senso quello che dice, è verissimo. E tra l'altro, guarda caso, si trova esattamente su, diciamo, questa illustrazione dove ci sono i bambini. Anche bellissimo. Sì, no, è piccola. Che presa strana. Sì, 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 è vero. È la prima volta che ne vedo una. Scusami, ma anche questo mini mobile con ancora dentro tutto, quanto è meraviglioso. Cioè, spettacolare. Guarda, io ti giuro. Questo vetro. Sì, io ti giuro, sono colpito, l'avrei voluta vedere proprio l'ultimo giorno che è stata abbandonata, sarebbe stato meraviglioso. Sì, sì. E anche questo, Beppe, questo diciamo portabocce, quanto è carino, non l'avevamo mai trovato prima. Sì, per andare a giocare con le mazze. E questi erano di fiori finti, ma soprattutto, Beppe, questa qua era la loro chiusura di questa porta che dava all'esterno. Cioè, guarda veramente com'era stata chiusa, stranissimo. Mi ricorda le chiusure che avevamo trovato due tour fa, anche di più ormai. Il primo tour che abbiamo fatto con Buon Giulio. Ah, è vero, verissimo. Che trovavamo queste porte blindate per metri fino sì. E poi era aperta la porta a fianco, che era lasciata lì. Classico. Quello che mi è saltato all'occhio è questa enorme confezione della motta d'epoca dipinta sul legno. Cioè, chissà cosa c'era lì dentro. Secondo me era un mega... Dici di no. Però non so cos'altro fa la motta. Esatto, esattamente. Intanto, ragazzi, Gege ha trovato l'ennesima piccola chicca anche in questa stanza. Guardate quanto è bello il dettaglio di tutta questa scatola, ma guardate dentro cosa c'è ancora. Cioè, meraviglioso, sono delle piccolissime tempere. Sì, non c'è purtroppo tipo un pennello. Allora, ragazzi, adesso stiamo cambiando stanza, abbiamo altri esploratori qui che ci stanno facendo compagnia, per cui ci dobbiamo dare un attimino il tempo tra una stanza e l'altra per permettere a tutti di fare quello che devono fare in ogni stanza. Gli altri stanno fotografando. Questa è una meta che ovviamente, come potete immaginare, è uscita nelle ultime settimane. Siamo stati fortunati a riuscire a venire qui, diciamo, prima che venisse scoperta poi da tante altre persone, però come potete vedere già questa mattina c'è molto molto traffico nonostante non sia nemmeno il weekend. Volevo fare un appunto che fortunatamente è stata scoperta dalle persone giuste, non quelle sbagliate. Esattamente, esattamente. Mette quello che volevo farti vedere prima, che ti dicevo all'ingresso, c'è un libretto personale per la licenza di porto di fucile. Wow! Spettacolo! Bellissimo! Anche se dentro è vuota. Sì? Sembrerebbe. Solo un libricino così. Sembra una carta d'identità. Allora, amici, prima di vedere questa stanza, che non voglio assolutamente spoilerarmi, visto che vogliamo anche lasciare il tempo a tutti gli altri esploratori di fare quello che devono fare,
iniziamo a salire in questo piano intermedio dove già si vede una stanza con dei ritratti molto interessanti. Volevo farti notare, Matt, guarda i bordi come sono fatti. Sì, con la corda. Ma non è che magari era una corda che serviva come manico, no, diciamo. Guarda, sembra messa proprio nei bordi. Apposta. Questo è particolarissimo, non l'avevo mai visto prima, effettivamente. Ok, andiamo sopra e vediamo quello che è rimasto. Poi è incredibile, ma Beppe, cioè, io qua non entrerei, letteralmente. Come mai? Guardate il pavimento. Guarda Beppe. Mamma mia. Cioè, io pensavo andasse giù un gradino. È proprio, sembra che stia sprofondando. Cioè adesso, senza scherzare, è capace che se uno mette qua una GoPro, tempo una settimana, qua si sfonda completamente tutto. Sì, ma nel video non rende, ma andrà giù di mezzo metro là. Io ti giuro, non ho mai visto un pavimento che è a questo livello. No. Cioè, è veramente terribile. Voglio provare solamente a entrare un pelo senza rischiare, perché anche come potete vedere, pure il soffitto non è nelle migliori delle condizioni, per vedere quello che è rimasto. E vi devo dire, ragazzi, che pure qui dentro è veramente eccezionale. C'erano un sacco di poster, di fogli, di donne, però c'è questo mobiletto qua con sopra tutte quelle cose che è assurdo. Peccato. Cioè, io non mi immagino il tonfo che farà, ed è un peccato perché qua, come vedi, poi ci sono tutte le scarpe appartenute magari al proprietario di casa, quindi era anche bello vederle da molto più vicino. Volete buttare un occhio dentro? Guardate che bello che è. Ho visto, stavo guardando dalla tua videocamera. Hai visto le forbici qua? No, non le avevo notate. Sono belle vecchie queste. Sì, è tutto molto molto vecchio. No. Guarda proprio il fondo della stanza, quanto è bello. Ma questa stanza è fantastica. Questa è veramente fantastica, ma anche la più pericolosa probabilmente. Sì, cioè lì hai fatto qualche clip. Lì secondo me con l'8K recuperi. Sì, no, sono riuscito a filmare lì, però non posso entrare fisicamente di no, più. Ecco. No. Cioè rischiamo veramente di farci molto male. Fighissimo. Hai visto, Fede? Tu fede che se leggera forse è mezzo passo in più lo puoi fare, ma noi te lo sconsigliamo. A me piacerebbe tanto riuscire ad arrivare là. Quanto sarebbe bello. Sì, ma sarebbe l'ultima cosa che fai nella vita. Sotto ho visto e nel caso il salto non sarebbe tanto. Sì, vabbè, diciamo che ci sono anche poi le macerie, cioè non siamo preparati a una caduta da un piano superiore a un piano inferiore. Guarda, ti dirò quello che avrebbe detto mia madre: se ti fai male te ne do il doppio. Non so come dare il doppio. Sta veramente entrando, stai attenta Fede, ti prego. No, amore, il pavimento è troppo, va troppo giù lì. Sì, guarda che evita, cioè non... È su già per miracolo. Te la do dopo una medaglia, dai. Però sì, lei ha questa fortuna di poter entrare quel pelo di più in confronto a noi. Cioè noi, già in questo momento sarebbe crollato tutto probabilmente. Sì. Mi dispiace veramente molto non mostrarvela e non entrare di più, ma come sapete noi mettiamo sempre al primo posto la nostra incolumità. Non possiamo veramente permetterci di provare a fare un passo per testare se il pavimento resiste o meno, anzi vogliamo proprio evitare questa cosa. È un vero peccato perché, come abbiamo visto, in fondo a questa stanza ci sono un sacco di cose veramente interessanti che ci sarebbe un sacco piaciuto farvi vedere. Ragazzi, io vi direi che saliamo. Un'altra cosa che ci dispiace terribilmente, anche se fortunatamente qui adesso la frequenza sta diminuendo salendo, è la quantità di roba a terra. Ma guardate anche questa cassapanca, dove la vegetazione, entrando dalla finestra qui sopra, sta letteralmente raggiungendola. È bellissima questa cosa, è veramente tanto affascinante. I piani di sopra sembrano promettere. Sì, ma anche poi la particolarità di questi, diciamo, corrimano, che sono bellissimi, anche di stili diversi, li vedo. Hai visto i danni strutturali qua? Sì, della sì, questa crappa qua è veramente brutta da vedere. Andiamo a salire, guarda qua Beppe, altre spade. Prima non l'abbiamo inquadrata, l'hai inquadrata per sbaglio, c'era un'altra spada pure giù. Allora, io anche qui vedo il pianerottolo che è un po' messo male. Cerchiamo di andare magari uno alla volta e capire quanto regge effettivamente. Mi propongo io, anche perché qua devo dire, amici, che da quello che si intravede sembra rimasto parecchio. Quanti quindi libri? Vorrei vederlo, sì, è veramente pieno di libri. E comunque anche di questi, chiamiamoli razzi a questo giro, anche se non è il termine tecnico. Allora, qui il pavimento va giù leggermente, ma sembra tutto sommato solido e vabbè. Beppe, no. Matt, mi stai facendo soffrire. No, ma non ci crederete. Ma non ci crederete a quello che c'è qui dentro. Perché non ha niente senso. Cioè, partiamo da questo, amici. Che cos'è? Divisione Fanteria San Marco del 1944, cioè, ed è il primo delle cose storiche che c'è qui dentro.
andiamo avanti facendo piccolissimi passi proprio perché il pavimento è completamente coperto da cose e non sappiamo se è in grado di reggerci o meno, ma guardate qua. Beppe, questa è una cucina antica. Una cucina? È una cucina antica. No, io non ho mai visto, mai visto la padella lì sul tavolo. Non ho visto niente di tutto questo. No, vi giuro, io sono... È un'emozione che non provavo da tantissimo tempo e sono anche foto che io non ho visto, cioè io avevo ben presente solo la prima sala in cui siamo entrati. Io ero convinto fosse un mezzo rudere, ti giuro, anch'io, sfondato anch'io. Con due cose belle. E ti giuro, mi manca il fiato, cioè questo è l'abbandono che più mi piace trovare, mi dispiace solo per la quantità di cose che sono state buttate a terra, ma è veramente tutto incredibile. Ho sentito un rumore, non vorrei fosse qualche rumore. No, sì, c'è di là. Ok, ok. Qua oltretutto, come potete vedere, in mezzo all'infinità di roba che c'è a terra, qui sul tavolo abbiamo tutti i documenti, probabilmente delle persone che hanno vissuto qui. È magnifico. C'è un odore fortissimo, non so se è muffa o... Io sono emozionatissimo. Animali. E lui, Fede? C'è. È proprietario? Penso proprio di sì. Come si chiama? Si chiama... Quello che ho detto prima. Cioè, assurdo. Abbiamo effettivamente un volto. C'è scritto di che anno è? Tra l'altro mi sa che questo è la più recente. Sembra proprio di sì. Del 2014. È stato rilasciato nel 2014. Sì. Cioè, tu pensa a questo che viveva qui in questo posto assurdo. Cioè, quanto ti giuro, mi dispiace da morire che tutta casa sua, tutto ciò che ha costruito in una vita, sia finito così. Questa era la moglie? Penso proprio di sì. Come si chiama? Ti risulta, Beppe? Non sapevo il nome. Insegnante, allora sei la moglie. E lei, quando è che c'è stato il rinnovo di questa carta? Questa qui è stata rilasciata nel 77, quindi... È morta 3 anni dopo. Porca miseria. Cioè, questo qua ha vissuto... Quanto? 30 anni senza la moglie? Cioè... Tipo, no, di più. Aspetta, 40. Tipo una delle cose più perché brutte... Perché dagli 80 al 2020, 40. Penso sia letteralmente una delle cose più brutte che possa succedere a una persona nella vita, cioè vivere da solo per 40 anni. Questa invece era sempre la moglie, ma era una carta ancora più vecchia. No, questa deve essere una parente di... Ok, ok. Ha lo stesso cognome? Sì. E guardate anche qua queste foto di epoca con la vecchia 500, cioè qua è... Qua c'è il mondo qua da c'è fare. Veramente il mondo di cose da fare. Cioè, ma guardate qua, cioè, questo è letteralmente ciò che io adoro trovare nei luoghi abbandonati. È meraviglioso, vi giuro. Anche perché a vederlo proprio così dal vivo, amici, cioè altro che 4 anni di abbandono, cioè qua sembra che ne siano passati 20. 20 ben conservato, ovviamente, ma è assurdo. E pensare, Beppe, che a questo giro non c'è modo di aprire il frigo perché ci hanno messo davanti il tavolo con tutte le cose sopra. Sì. Altrimenti avremmo provato pure ad aprire quello. Vi giuro che io non ho letteralmente parole per tutto quello che abbiamo trovato fino in questo momento. È una stanza meravigliosa, stranissima, molto particolare e molto originale nel panorama urbex. Io non mi ricordo una stanza di ugual bellezza per quanto mi riguarda, perché questo effettivamente è l'abbandono che ci piace trovare, perché è rimasto tutto, ma tutto, come potete vedere, è completamente decay. Cioè questo è quell'abbandono che... è giustificato, cioè guardate qua, ci sono ammassi di terriccio, cose che stanno marcendo, foto che si stanno completamente mangiando su loro stesse, è una cosa stranissima, vi giuro, coperto tutto da un alone di grigio, da un alone di polvere, infatti beati voi che non state sentendo questo odore terribile, che Beppe ha deciso di respirare a pieni polmoni. Un'altra cosa super particolare che vi volevo far notare è questa bellissima decorazione che sembrava un lampadario, invece è semplicemente una pentola con dentro dei fiori finti super super belli. Un'altra cosa che abbiamo notato mentre stavamo facendo tutti i dettagli di questa
questa stanza era proprio lo stato del soffitto, che è terribile, perché sembra un mo' di tendone, cioè c'è questa qua centrale che è il punto più alto e poi va tutto ad abbassarsi, e fa molta molta paura questa cosa, ma vi giuro, complice sicuramente anche la luce bellissima e perfetta che sta entrando in questo momento, è una stanza che ci sta dando tante tante emozioni, a partire dai documenti, che è rarissimo trovarli, siamo molto felici di dare un volto al marito e alla moglie che vivevano questo posto. Abbiamo trovato anche tutta una serie di DVD molto sentimentali, molto, diciamo, anche spinti nel sentimento, ovviamente. Ma l'altra cosa particolare è qua tutta la personalizzazione di ogni angolo, lì addirittura c'è ancora, per dire, il pepe, ci sono ancora tutte, diciamo, le spezie, tutti i contenitori che usava, gli scottex, la carta igienica, lo stiro, il ferro da stiro. È bellissimo. Abbiamo tra l'altro, purtroppo, il frigo che non potremo aprire perché ci hanno messo il tavolo davanti. Ovviamente non insisteremo, anche se la nostra fede stava insistendo prima nel farlo. Lo farò. Ti devono conoscere ancora. Lo farò. Ma veramente pieno di cose. Qua addirittura abbiamo il corte maltese in un'edizione sicuramente molto molto antica e molto vecchia. E una cosa molto particolare che continua a ripetersi è proprio la presenza di queste spade da scherma praticamente ovunque, sulle scale, nelle stanze. Doveva essere la loro passione a tutti gli effetti. Tra l'altro, Matt, qua ho trovato il referto di radiografie. Ok. E che cosa dice? Di una radiografia del 2011 che parla di una neoplasia alle corde vocali. Ed è, che cosa significa? Scusami, io sono ignorante. È un tumore alle corde vocali. Si guarisce da questa cosa? È un tumore. È un tumore, quindi, insomma. Cioè puoi guarire come no. Come no, esatto. Okay, certo. E se no... Se no abbiamo spiegato, diciamo, tutta questa situazione. Esatto, ed è proprio del proprietario. Porca miseria. Mi dispiace veramente, cioè, ormai è tardi per dispiacersi, però mi dispiace comunque veramente tanto. Avevano anche una Fiat, probabilmente. Questo qua è proprio il libretto di un'auto. Ma tra l'altro vorrei capire che te è morto. Lui quando è nato? Lui è del 33. Cioè, comunque okay. Si è fatto i suoi 80 anni abbondanti. Però dispiace. Un'altra cosa super particolare che abbiamo trovato, amici, a parte la presenza di migliaia di fumetti, e spero non si intravedano anche di, facciamo così, censure a mano. Poi Beppe non basterebbe. Aveva delle passioni. Aveva molte passioni, varie, assolutamente. Sì. Ma una cosa molto molto bella è la presenza di tutta questa, diciamo, scatola degli attrezzi con all'interno tutto il materiale da cucito. Chissà se magari era una roba che usava la moglie o magari lui. Mi piace anche questo angolo dove sono stati attaccati dei poster, che è una roba che magari tutti noi intendiamo come molto giovanile. È vero, sì. Invece qua però sono poster di una belli, certa esatto, presenza. È vero, sì. È vero, mi piacciono tutti molto. Come potete vedere, tra l'altro, era appassionato di tantissime cose. Qua abbiamo corpi d'élite, sembrano tipo una di quelle uscite settimanali della De Agostini. Molto interessante, in questo caso di Hachette, spero di averlo detto bene. Qua invece a terra abbiamo anche tutti i DVD del commissario Poirot. Si dice Poirot, giusto? Sì. Poirot, guarda, scusate. Qua anche. E qua abbiamo addirittura il cofanetto, prima non l'avevo visto. E lì abbiamo tutta una marea di videocassette di quelle, diciamo, vergini, dove poi tutti ci registravamo sopra. Chissà se tra queste ci sono magari dei video di lui o della sua famiglia che fanno cose. Che ricordi queste cassette? Sì, comunque, sì, ho sì. Avuto modo di viverle a pieno io. Guarda, io ne avevo una da 240 minuti in cui c'era sopra il concerto di Max Pezzali e tutte e tre le versioni di Till Kiltelun di Aldo Giovanni e Giacomo. Cioè, io avevo il film originale. Io l'ho comprato anni dopo, quando potevo, quando avevo i soldi per comprarmelo. Ragazzi, vi giuro, mi dispiace perché non basterebbe un'ora per dare visibilità a tutto quello che è rimasto qui dentro, a tutta questa bellezza che c'è, ma dobbiamo comunque darci una mossa, perché altrimenti, Beppe, cioè qui è potenzialmente una di quelle case dove potresti stare dentro una giornata. Eh sì, è piena di qualsiasi cosa, cioè ovunque butti un occhio, guarda a fianco lì a Poirot c'è un... è vero, questo è quello del volano, non mi ricordo come si chiama questo, è tipo il... Come si chiama quello lì? Ha un nome tecnico, dannazione. Cosa? Cosa? Okay, la pallina con le piume, non mi viene il termine. Si chiama volano, lo sport? Non lo so. Niente. Comunque ti do sto consiglio, Matt, quando sei in mezzo a gente, in situazione, lo guardi e dici... Non mi ricordo come si dice in italiano. Esatto, hai vinto, cioè non fai proprio così una brutta figura. Dicono, ah, questo... Sono d'accordo.
Ragazzi, che dire, non me l'aspettavo, citando il bambino diventato ormai famoso, e ringrazio tutti quelli che ci hanno mandato questa posizione, perché comunque, a parte gli scherzi, sono quei luoghi che ti colpiscono, che ti rimangono dentro, che probabilmente a tutti gli effetti questo sarà uno dei migliori ricordi che avrò già quest'anno, perché sono così tante le emozioni nel vedere questo tipo di cose, nel riuscire a trovarle in tempo, che non puoi non essere grato, quando sei qui, di poterle esplorare, di poter rivivere anche in piccolissima parte la vita di una persona che purtroppo oggi non c'è più. Allora, proviamo a superare questo varco e vedere qua che c'è una Fede che sta cercando. E questo, diciamo che era un po' come ce l'ho io a casa, sembra una stanza delle passioni. Cioè quella stanza extra che hai dove letteralmente metti tutto.